Altro che passione, la passione non basta, la parola passione è riduttiva per descrivere come il popolo romano vive il calcio a Roma. Onestamente mi sono messo un po' a riflettere per trovare la parola giusta, secondo me la parola che descrive perfettamente il legame tra calcio e popolo romano è famiglia. È famiglia! E alcuni di voi adesso diranno: Giano, ma tu cosa ne sai? Non sei né italiano, tu sei tedesco, tedesken, Rudi Völler, un saluto ai romani, e poi dall'altra parte sei pure interista. Ma tu cosa ne sai? Tu non puoi sapere cosa significa tifare Roma, tifare Lazio, proprio a Roma, tu non sai nulla. Invece non è così, amici. Invece non è così, perché chi mi segue da un po' di tempo lo saprà, ma io ho passato praticamente quasi tutta la mia infanzia, o diciamo i periodi più belli della mia infanzia, cioè le vacanze estive, le ho sempre passate vicinissimo a Roma, ad Anzio. Voglio veramente salutare tutti i miei fratelli di Anzio, di Roma, che sono sempre rimasti nel mio cuore. Perciò da tedesco andavo sempre giù in Italia, viaggi lunghissimi, mi ricordo con l'auto ci mettevamo anche 14-15 ore, e la mia bisnonna italiana aveva una piccola casetta al mare vicino a Roma, e perciò lì, diciamo, io ho imparato a parlare italiano. Da lì nasce un po' la mia passione in generale per la cultura italiana. E come vi ho già raccontato un paio di volte questo aneddoto, quando giocavo a calcio in spiaggia, subito c'era sempre la domanda: tu sei laziale o sei romanista? Se sei romanista vai a destra, se sei laziale vai a sinistra. Facevano così le squadre. In quel momento ho capito che qui il calcio è veramente qualcosa che va ancora oltre la passione. Cioè la passione c'è ed è immensa ed è bellissima, ma qui si va veramente oltre, si arriva veramente a dei livelli quasi familiari. Cioè i romanisti, i laziali, cioè si trattano come se fosse una famiglia, come se fosse una famiglia. Perciò penso che uno che ha giocato una volta a Roma non lo dimentica mai. Io mi ricordo Rudi Völler che disse, dopo aver giocato un derby a Roma, lui diceva che i derby in Germania sembravano dei compleanni di asilo. Cioè lui utilizzava questo termine, e fino ad oggi lui dice: sì, io sono mezzo tedesco e mezzo romano, cioè gli è proprio rimasto dentro. Perciò, onestamente, non è una leccata di culo, così lo dico veramente onestamente, sono contento. Sono contento sia per il popolo romano che si merita questa vittoria dopo tutti questi anni, purtroppo del nulla, dove veramente non hanno mai vinto niente, ma è anche una vittoria importante proprio per il calcio italiano. Lo so, è solo, fra virgolette, la Conference League, ma non mi piace diminuire questa coppa, e dopo vi darò un esempio bellissimo da Jürgen Klopp, mio connazionale Klopp, che adesso si gioca la finale di Champions League, che lui si arrabbia, diventa furioso quando uno inizia proprio a sminuire competizioni come per esempio la Conference League. Dopo vi racconto un aneddoto bellissimo proprio su Jürgen Klopp. Perciò non andiamo a sminuire, finalmente l'Italia è tornata a vincere un trofeo internazionale, ed è anche incredibile, amici, che 12 anni fa lo vinse José Mourinho con l'Inter. Poi 12 anni del nulla, o diciamo nulla no, c'era la Juventus che andava molto in fondo, però a livello di coppe, a livello di successi, nulla. E adesso José Mourinho è tornato in Italia e ha di nuovo vinto una coppa, un trofeo internazionale. Cioè la mentalità vincente ce l'ha nel sangue, ce l'ha nel DNA, amici, è veramente un grandissimo leader. Poi calcisticamente vi può piacere, non piacere, però questo è DNA veramente vincente, e non credo sempre solo nella fortuna, nelle coincidenze, nel possibile, amici. Se tu vinci con il Porto la Champions League, e nessuno su questo pianeta se lo aspettava, se vinci il triplete con l'Inter, se vinci l'ultimo trofeo internazionale con il Manchester United, l'Europa League, da lì in poi il Manchester United non ha più vinto nulla. Cioè sono sempre stati momenti difficili, complicati, dove lui è riuscito a vincere qualcosa, come anche adesso con la Roma. Perciò da italo-tedesco sono contento, amici. Eintracht Frankfurt che ha vinto l'Europa League, e la Roma che ha vinto la Conference League. Per il popolo romano, io lo so, adesso staranno piangendo, staranno ballando tutta la notte. Non lo posso immaginare, amici, perché ripeto, chi ha passato un po' di tempo giù a Roma sa il calore, l'amore familiare, l'ambiente familiare della gente. Perciò sono veramente molto molto felice per il popolo romano, per il popolo italiano e anche per la mia Germania che ha vinto
questa Europa League. Inizialmente, onestamente, ero scettico, dicevo basta, abbiamo già la Champions, abbiamo già l'Europa League, adesso mettiamo un'altra competizione? Ma cosa serve un'altra competizione? E onestamente, il tifo che io ho visto da parte della Roma, anche Feyenoord, anche se purtroppo ci sono anche sempre quelli che creano caos, ma di quello parleremo dopo, ma in generale il calore, il tifo, la passione che ho visto da queste squadre, soprattutto anche dell'Eintracht Frankfurt in Europa League, è stato qualcosa di incredibile. Sono andati con 100.000 tifosi al Camp Nou, hanno dominato il Barcellona sui spalti, tutto lo stadio era colorato in bianco, una roba veramente incredibile. Mi ha fatto capire che alla fine, come disse una volta Jürgen Klopp, non c'è differenza. Non c'è differenza di una finale di Champions League e una finale di Conference League, e non c'è neanche differenza di una relegazione per salire in Bundesliga, per salire in Serie A. Una volta hanno chiesto a Jürgen Klopp: Mr. Klopp, ma secondo lei come riesce, diciamo, a sopravvivere? Una volta, sì, va bene, stava allenando il Mainz 05 e uno lottava per andare in Bundesliga, livelli bassi, invece adesso lei sta qui a Liverpool e deve fare delle scelte, e queste scelte hanno molto molto più conseguenze, perché qui non parliamo di seconda Bundesliga, prima Bundesliga, qui parliamo di Champions League, qui parliamo del trofeo più importante del mondo. Sapete cosa ha detto Jürgen Klopp? Ha detto che non c'è differenza, ha detto che non c'è minimamente una differenza. Jürgen Klopp ha detto che aveva la stessa ansia, la stessa pressione quando allenava, preparava una partita del Mainz 05 decisiva per salire in Bundesliga. La stessa pressione come quando si trovava prima delle finali di Champions League. Ed è anche abbastanza logico, amici. È anche abbastanza logico. Tu, in quel momento, quando sei il mister del Mainz 05, la cosa più grande che tu puoi raggiungere è di arrivare in Bundesliga. La cosa più storica che tu puoi raggiungere è arrivare in Bundesliga. Perciò in quel momento non esiste nella tua immaginazione la Champions, la Coppa del Mondo, no, ti trovi lì. E questo, secondo me, amici, è un po' anche la magia del calcio. E perciò non possiamo dire che una Champions League a livello di emozioni vale più come una Conference League, oppure come una Europa League, oppure come una squadra, diciamo, che sale in Bundesliga. Per esempio, io ho visto il Stuttgart che è riuscito a salvarsi, hanno fatto l'invasione di campo. Sono tutti andati sul campo, hanno pianto, hanno festeggiato come avessero vinto la Coppa del Mondo, perché in quel specifico momento rimanere nella competizione era la cosa più grande da poter raggiungere. E perciò io penso che non esistono differenze, anche io la penso così. Un tifoso che stasera ha vinto la Conference della Roma è altrettanto felice come un tifoso del Real Madrid che vince magari la Champions League per la 14ª volta. Magari un tifoso della Roma addirittura più felice. E questo, secondo me, Mourinho l'ha capito, l'ha comunicato, aveva detto anche: questo qui è il mio trofeo più importante della mia carriera. Forse qui è un po' esagerato, a livello di curriculum sicuramente non lo è, ma a livello di emozioni potrebbe essere sicuramente uno dei trofei più importanti in assoluto, amici. Inoltre abbiamo assistito stasera ad una favola, ad una favola che onestamente mi fa arrivare la pelle d'oca, amici. Mi fa arrivare la pelle d'oca. Zaniolo si è rotto due volte il legamento crociato, e quando ti rompi due volte il legamento crociato, onestamente, tu rischi. E non rischi solamente la convocazione nazionale, non rischi solamente un posto fisso nella tua squadra. No, tu rischi la tua salute. Tu rischi veramente la tua carriera. Cioè, se ti capita 3-4 volte, hai finito. Magari un giorno non riesci neanche più a camminare senza dolori. Cioè, avere questo tipo di infortuni in una età così giovane è orrendo. Io, quando l'avevo letto, un talento così grande che Mancini l'aveva convocato in nazionale senza che avesse fatto una singola partita, io avevo subito capito che questo qui è un talento immenso, e vedere un talento così colpito dal destino, così giovane, mi ha reso veramente triste. Da persona neutrale, da non tifoso della Roma, così, ma mi ho proprio detto: mamma mia, che tristezza, che tristezza. E onestamente, rivederlo sul campo è già un grandissimo successo per lui, sia a livello psicologico, sia a livello fisico. Ma diventare addirittura il più giovane italiano a segnare una finale europea dal 1997, amici, il calcio è magia.
Il calcio magia che addirittura Zaniolo stasera ha segnato, secondo me, rappresenta veramente magia, rappresenta veramente una favola. Proprio lui, proprio lui, proprio lui. Bellissimo, bellissimo amici, specialmente come ha segnato questo gol, un controllo con il petto dopo un lancio lungo, non ottimo, non ottimo, perfetto. Amici, perché il controllo vale in questo caso come due controlli. Lui controlla, ma allo stesso tempo mette già la palla nella direzione giusta per concludere. Altri giocatori, giocatori normali, magari con meno sfortuna, magari giocatori che non hanno avuto la sfiga di Zaniolo, che però non hanno questo talento. Che il destino, che Dio non gli ha dato questo talento, questi tipi di giocatori, secondo me, perché ho visto migliaia di partite nella mia vita, avrebbero controllato la palla. E poi avrebbero avuto bisogno di un secondo tocco per mettere la palla sul piede giusto e poi un terzo tocco per tirare. Però quando tu ti trovi in aria, tre tocchi spesso non te li dà, non te li, non ce li hai, non hai tempo, non hai tempo, non hai tempo per avere tre tocchi, non ce l'hai, non è possibile. In aria devi essere più veloce, perciò lui è veramente riuscito con un tocco sia di controllare la palla, sia di mettersi subito sul piede giusto, nella direzione giusta, di poter concludere subito. Questo gol, amici, è un gol di talento. Questo gol, onestamente, mi ha ricordato tantissimo Mario Götze. Ho avuto tantissimi flashback proprio da tedesco. Finale 2014, Germania-Argentina. Entra Mario Götze, purtroppo un ragazzo che non è mai riuscito a sfruttare veramente il suo vero potenziale. Poi dopo ha avuto una bruttissima malattia con il suo metabolismo, è ingrassato, gente che lo insultava, non era neanche colpa sua, perciò a livello psicofisico è caduto in un buco. Perciò Götze non è mai riuscito a veramente sfruttare il suo potenziale. Anche in questa finale, perfino in questa finale, non era titolare, ma è entrato. E in quel singolo momento dove tu sei in aria, ricevi la palla e la palla ti cade sul petto, in quel momento tu agisci con istinto. Non ti interessa in quel momento quello che è successo prima, gli infortuni, metabolismo, problemi, la malattia, le polemiche. Non ti interessa. In un momento così, perché tu non rifletti neanche, non pensi neanche, il tuo corpo in un momento così agisce con automatismo e la differenza la fa il talento. E la stessa cosa, secondo me, amici, è successa anche oggi. Oggi Zaniolo in quel momento non si è neanche messo a riflettere. Se avesse iniziato a riflettere, secondo me avrebbe sbagliato quella palla, perciò era un gol da talento puro, da talento italiano, da orgoglio italiano. Grande Zaniolo, contentissimo per lui, amici. Allora, la Roma stava aspettando un trofeo addirittura da 14 anni, un trofeo sudato, non è stata una partita facile stasera. Però, amici, secondo me la finale devi sudare. Adesso alcuni diranno: Mourinho non ha schemi, non ha calcio, non ha. Alla fine la vittoria ti dà ragione. Parliamoci chiaro: una finale, se tu hai schemi, se hai giocato un bel calcio, onestamente interessa veramente, veramente ben poco. Io ho sempre detto che io descrivo Mourinho così, come un uomo che riesce di arrivare in una squadra, di creare quasi una specie di illusione, no? Di far capire alla squadra: qui sono tutti contro di noi, sono tutti contro di noi, noi siamo quasi un po' le vittime, ma non lo fa, diciamo, creando un vittimismo che poi dopo permette ai calciatori di perdere e dire vabbè, noi siamo le vittime. No, 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 fa il contrario, tira fuori l'orgoglio, fa capire a tutta la gente, ai suoi ragazzi: tutti sono contro di noi, nessuno crede in noi e perciò dobbiamo tirare fuori il doppio, dobbiamo fare doppiamente bene e io ho esperienza, io sono leader quasi spirituale, seguitemi e io farò bene. Questo è riuscito spesso a fare, amici, spesso forse noi non abbiamo neanche capito la sua grandezza, per esempio quando si lamenta, quando va contro gli arbitri. Anch'io ogni tanto dicevo: ma Mourinho, un po' troppo, no? Ci vuole un po' di autoresponsabilità. Invece, secondo me, lui crea questa illusione contro tutto e tutti. Tutti sono contro di noi e perciò ognuno deve dare il triplo. Lo fece un pochino anche all'Inter, lo fa adesso anche la Roma, ma l'ha fatto dappertutto, l'ha fatto in Inghilterra, l'ha fatto in Spagna, dappertutto, in Portogallo, ovunque è stato, ha creato questo. E questo è un sistema che secondo me funziona molto molto bene, specialmente nei primi 2 anni, perché nei primi 2 anni lui arriva e ovviamente c'ha questo carisma, no? La gente lo segue, la gente vede, noi qui siamo in difficoltà, lui l'ha detto tantissime volte, a Roma è difficilissimo
vincere qualcosa, a Roma non si è mai visto nulla, perciò i giocatori subito sentivano, no? Che fosse difficile vincere qualcosa, ma con lui, con questo spirito da leader, tutto è possibile. Questo secondo me è un po' l'idea di José Mourinho a livello psicologico, a livello mentale, una cosa che funziona, che ormai ha funzionato spesso, forse non funziona a lungo termine, perché diciamo lui chiede anche tanto, soprattutto anche i top player. Mi ricordo Samuel Eto'o all'Inter che doveva fare il terzino in Champions League. Onestamente un Eto'o con un altro mister non l'avrebbe mai fatto, ma ripeto, trovandosi in questa situazione da continua battaglia contro tutto, contro tutti, uno lo segue José Mourinho, uno lo segue Eto'o, perciò lo ha seguito. L'Inter ha vinto il triplete contro tutto e tutti, amici. José Mourinho anche lì ha trasmesso questa DNA vincente. Perciò sotto questo punto di vista lui è grandissimo ed è molto diverso. Perciò vediamo che spesso José Mourinho rimane solo 3 anni. Non è il tipico mister che lavora a lunghissimo termine tipo Klopp. Klopp ha bisogno di 3 anni per creare qualcosa e poi va a 1000. Invece José Mourinho arriva e magari si trova anche una squadra mediocre, non fortissima, riesce subito a trasmettere mentalità vincente. E ovviamente, diciamo, se vai sempre a 1000 qui dentro, nella testa, a livello psicologico, dopo un po' questo effetto crolla, no? È come se voi incontrate una ragazza, primo anno siete stra-innamorati, il cuore va a 1000 tutto il tempo, poi dopo diventate quasi un po' come sorella e fratello e questa magia è andata un po' via. E lì poi uno deve iniziare a lavorare, ci sono altri fattori poi importanti, l'amore, creare la famiglia, poi sono compiti ovviamente diversi. Perciò questo secondo me è un po' la differenza anche tra Klopp e José Mourinho, ma sono entrambi dei grandissimi allenatori. Bravissimo Rui Patricio, amici, che minuto 46 ha fatto una parata, 49 minuto, un'alta deviazione contro il palo, perciò tanta sofferenza. Ma come dico sempre, amici, la sofferenza in queste partite ci vuole, fa parte delle finali. Amici, io vi mando un fortissimo abbraccio, iscrivetevi al canale YouTube se avete il calcio, se avete l'Italia nel cuore. Io vi voglio bene, ci vediamo presto. Complimenti a José Mourinho, complimenti alla Roma e complimenti all'Italia. Dai ragazzi, un abbraccio.